Buongiorno, voi siete? Io sono Lili Trisanello, sceneggiatrice. E Andrea Longhi, disegnatore. Cosa fate? Qual è il vostro ruolo? Beh, io sostanzialmente scrivo storie, ho scritto un libro per la Becco Giallo che sono mostra in Firenze e con la Nicola Pesce Editore sono uscita con due novità, Lungo, disegnato da Andrea Longhi, e L'occhio delle ombre, disegnato da Andrea Longhi. Di cosa trattano i vostri fumetti principalmente? Noi vorremmo fare un fumetto che è a cavallo tra il genere, fumetto di genere popolare, d'avventura, di intrattenimento, sì, e il fumetto d'autore, quindi con un disegno più personale, una ricerca stilistica e creare quindi un misto, una via di mezzo tra questi due mondi che alle volte sembrano separati, insomma. Attualmente a che lavori siete, a cosa state progettando, quali sono i lavori a cui state lavorando? Beh, noi siamo molto occupati, oltre che come autori, anche come editor della casa editrice Nicola Pesce, e diciamo che il nostro lavoro si concentra proprio sulla scelta di nuovi autori, di nuove proposte, e in questo momento siamo molto concentrati sulle prossime uscite per il Napoli Comic Con, che vedranno un flipbook su Emilio Salgari e molte altre novità. Cosa direste ai giovani che vogliono intraprendere il lavoro del fumetto? Caspita, che allora intanto è in questo ambiente bisogna essere molto umili, accettare molto le critiche, perché sono quelle che ti permettono di crescere, di migliorare, e soprattutto di guardare molto il mercato a cui vogliono rivolgersi, cioè capire quando si va da un editore, cosa fa quell'editore, cosa pubblica, e il tipo di autori che segue, perché alle volte bisogna anche sapersi proporre alle persone giuste. Se sbagli tipo di casa editrice, allora non puoi... Va bene, vi ringraziamo. Voi siete? Andrea Longhi. E Lili Trisanello. Gratunuela, vi ringraziamo per la gentile intervista. Ciao.